Maurizio De Paoli, presidente della Fondazione Comunitaria del VCO. Questa sera si presentano i bandi del 2018. Una breve, brevissima sintesi, quindi. Beh, innanzitutto ci tengo a precisare che è la prima volta che facciamo questa iniziativa di presentare i bandi nel territorio. Abbiamo fatto lunedì a Verbania, mercoledì a Omegna e oggi concludiamo con Domodossola. Presentiamo questa sera i primi tre bandi, quelli che abbiamo pubblicato lunedì, che sono arte e cultura, tutela del patrimonio artistico, storico, paesaggistico e piccoli progetti. Sono tre bandi che si indirizzano il primo soprattutto a eventi, iniziative nel settore della cultura, il secondo alla restauro, al recupero di beni artistici, ma anche paesaggistici, quindi diciamo non è proprio il tema ecologico, ma proprio paesaggistico. E poi c'è la novità di questo piccoli progetti. Abbiamo pensato di dare una mano alle piccole associazioni che non hanno grandi bilanci e quindi magari fanno piccoli progetti che non potevano partecipare agli altri bandi e ai piccoli comuni sotto i 1.000 abitanti. Questi sono i tre bandi che abbiamo già pubblicato. Poi da metà aprile approveremo altri tre bandi che saranno assistenza sociale, educazione e formazione e acquisto automezzi, ma verremo a presentare quelli più avanti. Ecco, per i piccoli comuni, quindi cosa prevedete per che interventi? Potranno fare qualsiasi tipo di intervento, saranno progetti piccoli con un contributo massimo di 5.000 euro, però ecco, saranno contenuti e quindi diciamo che anche le piccole cose che un piccolo comune può fare, lì possono fare di tutto purché sia nell'ambito della filosofia della comunità, della fondazione comunitaria, quindi non cose sanitarie, non acquisti di cose strane, ma sempre nel settore cultura, assistenza sociale, patrimonio. Mentre invece l'arte e cultura? Arte e cultura è soprattutto legata ai grandi eventi o eventi significativi, faccio degli esempi così ci capiamo. L'anno scorso, ad esempio, con questo bando avevamo finanziato Domo Sofia, Domodossola, la parte delle settimane musicali di Stresa per i ragazzi, abbiamo la fabbrica di carta, letteratura, ecco, sono un po' questi gli eventi che abbiano però un certo peso, un certo rilievo. In tutto gli stanziamenti quanti saranno? Quanto saranno? I sei bandi che faremo quest'anno complessivamente saranno di 760.000 euro suddivisi per i vari bandi. Come termini per la presentazione? I termini per la presentazione del primo bando che va a scadenza, che è Arte e Cultura, è il 16 aprile, gli altri successivamente.